Teatro gremito ad Ortona per la terza edizione del premio Margherita d'Austria alla forza femminile senza tempo, organizzato dall'Inner Wheel. La cerimonia è stata presentata dalla presidente del club di Ortona Luciana Notarfranco Civitarese e dalla segretaria del club Barbara Perantuono Verì. La prima parte della cerimonia è stata dedicata alle scuole, coinvolte nel concorso per l'ideazione di un gioiello ispirato alla Madama. Lo spirito di questo premio è coinvolgere tutte le scuole del territorio ortonese alla conoscenza di questa figura storica Margherita d'Austria. Noi siamo un club al femminile, dunque abbiamo scelto questa figura storica che per noi ha un significato particolare perché lei era una donna forte. Dunque vogliamo dare un messaggio, il messaggio è quello di non arrendersi mai e quindi di andare avanti. Ma la cosa bella è che abbiamo coinvolto tutte le scuole di Ortona, per cui i ragazzi hanno prodotto. Quest'anno abbiamo dato un senso bellissimo al premio, l'abbiamo denominato Margherita d'Austria, un gioiello per Madama Margherita. Sindaco Leo Castiglione, un momento importante dedicato poi a Margherita d'Austria. Certamente, è un progetto organizzato dall'Inner Wheel che guarda oltre, perché è un progetto dove dentro c'è la storia, c'è la cultura, ci sono valori sociali importanti, e la figura della Madama, di Margherita d'Austria, è un esempio da seguire su cui fare delle riflessioni. Lili Pasini, governatrice del distretto Inner Wheel, il tema al femminile, sono tanti i progetti che voi portate avanti proprio sul tema femminile? Certamente, e il club di Ortona è riuscito ad esprimere al meglio la nostra attività, il sostegno alle donne, dare voce a chi non ne ha e il sostegno ai ragazzi che devono e poter esprimere tutto quello che hanno nel cuore. Premiate tre figure femminili che si sono distinte nel campo della cultura e del giornalismo. Faryam Saabi, giornalista italo-iraniana e scrittrice che si è collegata in streaming. La giornalista televisiva Rai, Daniela Senepa, sempre in prima linea nella denuncia della violenza di genere. La professoressa Emilia Polidoro, scelta per il fondamentale contributo dato alla storia locale. Daniela Senepa, volto noto della Rai, sempre in prima linea, ha appena ricevuto il premio Margherita d'Austria. Il suo commento? È sempre un onore, una commozione, una soddisfazione, soprattutto perché io sono una giornalista che invecchia e che però tiene per sé passione per vita, persone, ovviamente non tutte, e per questo lavoro straordinario. Ospiti la bravissima scrittrice ed attrice Franca Minnucci e la soprano Gioia Granata. Una bella iniziativa ha arricchito la serata, la vendita di dolcini particolari, le Margherite di Maria. Il ricavato è stato devoluto ad una fondazione per le patologie autoimmuni.